Gli ultimi 3-4 giorni l'ho passati giorno e notte a fare questa canzone che presenterò questa sera a una serata ad Amsterdam. Questo qua è il quinto anno che vado ad Amsterdam per l'Ade, l'Amsterdam Dance Event. Però a differenza delle altre volte, quest'anno vado lì da ospite, perché infatti suonerò anch'io stavolta. Motivo per il quale ho un'ansia pazzesca e sono in ritardissimo, devo ancora fare lo zaino e tutto. Sarò via fino a domenica, quindi quello che mi porterà saranno un po' di vestiti. Mi porto il computer, quindi hard disk, l'orologio, cavetti, power bank, camera, batteria della camera, una macchinetta fotografica analogica, carica batteria del computer. Dato che di sicuro farà un freddo cane, mi porto anche un pile, una giacca. Mancano i calzini e le mutande, che meno male ieri ho lavato perché le avevo finite. Dovrebbero bastare. Ah, le critiche dovute a come stendo i panni non sono minimamente accettate. Minchia, non ho preso due calzini uguali. Vabbè. Ah, e naturalmente, ragazzi, ci portiamo anche lei, la carta dei surri, che questo weekend ci farà volare. Sveglia sobri. Inserire la carta. È grande surri, raga. Questa cosa è la carbonara più costosa della sua vita, credo. Play. Devo uscire, devo andare nel treno. Per sono ad Amsterdam per andare a vedere te. C'è un problema. 50.000 like e Surri ci presta la carta per un weekend. Ma di quanto tempo fa è sto video? Fratello, 154.000 like. Anche io vorrei andare ad Amsterdam, Surri. Ma tu devi suonare, dovresti avere l'aereo da un mese. C'è stato un problema. Ma meno male che c'è Surri. Davvero? Sì. Mi dispiace. È che non mi sono saputo organizzare in tempo. E quindi mo le cose costano un botto. Però quindi Surri. È l'ultimo video in cui scommetto delle cose con te. E te la blocco se vedrò. Credo questo qua, ragazzi, era il mio treno. Ma sto volando a casa. Perché mi sono scordato una cosa, la più importante. Il documento. Mannaggia me, cazzo. Non ero impanicato più di tanto in realtà, perché pensavo, beh, non c'ho il biglietto tanto, quindi comunque non è che perdo il biglietto. Il problema è che se perdo questo aereo, il prossimo arriva troppo tardi e mi perdo la mia serata. Quindi merda. Se perdo questo aereo rovino tutto. Ho dimenticato il passaporto. Ho perso il treno, infatti. Farvi capire la sfiga, raga. Guardate dove cazzo è la carta d'identità. È qua dentro. Ma questo l'ho montato male e non si apre. Mannaggia a me. Trovato. Corro. Se questo video arriva a 100.000 like, vieni anche tu la prossima volta con noi ad Amsterdam. Va bene? Va bene. Si spaga Surri. Buongiorno. Io vorrei prendere un biglietto per Amsterdam. 5,67? Minchia. E c'è la business anche? Sì, sì, sì. Grazie mille. Buona giornata, buona buona. Grazie. Altrettanto. Wow, non mi nascondo che una certa oggi ho dovuto di non farcela. Cazzo. Però fortunatamente ho affrontato la situazione con calma. Siamo arrivati qua. Dai, che bello, sono veramente felice. Felice sia di essere qua,
che in generale di come sto affrontando questo periodo, di come sto lavorando e di quello che sto facendo, insomma. Tra l'altro, ragazzi, che bomba! Ad Amsterdam con la carta di Surri. L'alternativa può essere vado con la carta di Surri nel quartiere Luci Rosse. No, sto scherzando, non so se accettano la carta. Sei arrivato? Oi Ale, senti, tu che sei un professionista. Vai. E per lo più un esperto. Si possono pagare le ragazze lì che stanno in quartiere Luci Rosse con la carta di credito? No. No? No. Cazzo. Ma vuoi farti un giro? Eh? Noi andiamo a fare un giro. Andiamo a farti un giro, no. No, 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 tranquillo. Perché lei vuole andare? Perché era questa domanda? Surri o no, Surri, vai, ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Hotel Manofa. Bello centrale. Yes, can I help you? Hey, for the payment, when the other guy comes, arrives, let him pay. Why everything? Pay? Why? Huh? Why? Because I don't want to pay. And the frigo bar, let him pay to Gigi. The room, everything okay? Yes, yes, yes. Okay. L'appartamento sembrerà un po' piccolino. E lo è. Però qua ad Amsterdam, ragazzi, è normale. Tutte le casine qua, specialmente quelle in centro, sono piccoline. Quindi non troverete mai, a meno che non pagate 1000 euro, diciamo, delle stanze enormi. Però tanto, che ci frega. Tanto, non è che stiamo qua per questa stanza. Oh! Oh! Ah. Siamo carichi o no? Ma te quella camicia dove cazzo l'hai comprata? Japan. Te l'hanno regalata, spero. È fatta a mano. Sembra quelli che vedono l'Ikea. Per la cucina. Però è carina. Ok. Comunque una bella notizia. Anch'io c'ho una bella notizia. Leggi il nome. Ma veramente? Sorry, ti voglio bene. Ma te l'ha data? Sì. Vabbè, usciamo. Stefano mi fa, ci vediamo in Piazza Dam, sotto le montagne russe. Questa è Piazza Dam. Non sei te. Alza. Adesso attraverso la strada. Che cazzo è? No, cara. DJ. Allora? Scusate, abbiamo importato la strada. Mi ha fatto notificare la carta di credito. Fratello. Sì, ma costa un po' tantino come volo Milano. Non lo so perché. Cosa è successo? No, ha perso una scommessa, quindi ha pagato il viaggetto. Quale viaggetto? Questo. Come questo? Dove vi portiamo a cena stasera? Qua. No, ma perché paga la Surri? Ma quando sei? Stasera. Stefano ha appena visto Bill Gates in bicicletta. Lo giuro. Era lì con sua moglie, ho visto il documentario, erano uguali, erano cazzo uguali. Io vado di walk to walk per cena. Noodles con gambere, chicken e pak soy. Impegnativo. Buon appetito. Bravo Tudor. Bravo, andare a suonare per la prima volta ad Amsterdam con il ragù della mamma. Vabbè, sembra fatta apposta. Ma è grossa la ghiaccia. Madonna. Fratello, no. Fratello, no. Ti suonare così? Sì. Oh. Per la prima volta ad Amsterdam. Fai degli schizzi così sembra fatto apposta. E poi la camicia è una scelta molto... Spacca! Raga, nei commenti mi raccomando date un voto alla camicia di Tudor. Fatta a mano. Fatta a mano? Certo. Time with you, dear friends.
thank you so much for coming down tonight. Mate. Really, really appreciate it. See you next time. Maybe in Italy. Maybe somewhere. Maybe we can eat some pizza, some pasta. Yeah, or something. Cazzo, you faccio una carbonara. You know, I am a good chef too. Oh really? You have to taste my carbonara. So I'm trying to learn some Italian, but that's the only thing I know. But what does that actually mean, though? Right? It's like what the fuck? What the fuck? Yeah, like. What do you mean, like, yeah? But what's the word that you would say to go like? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ragazzi, ma quanto è bella la vita! Non sarei mai potuto immaginare di suonare ad Amsterdam durante l'Ade, durante uno degli eventi più importanti dell'anno dal punto di vista musicale, dopo D.O.D. e Laidback Luke. Questa è una delle serate più belle in assoluto della mia vita, penso. E cazzo ve devo dire, raga, credete nei vostri sogni, perché niente è impossibile. Dai.